Riprende in mano le chiavi del municipio Nicola Barbieri rieletto per la seconda volta sindaco del comune di Mondolfo. Un trionfo per la lista da lui guidata Fare città che ha vinto con ben 5587 voti, pari all'85% a fronte del 15% ottenuto dal suo sfidante Anteo Bonacorsi con la sua lista Futura tu al centro. Con un'affluenza alle urne del 57% circa degli aventi diritto, la squadra di Barbieri si è affermata in tutti i 15 seggi elettorali una testimonianza della fiducia della cittadinanza, che ha fatto ottenere al primo cittadino oltre 2.300 voti in più rispetto alla vittoria di 5 anni fa. Ora, a due giorni dalla riconferma, l'obiettivo, ha spiegato Barbieri, è quello di formare una nuova squadra. La prossima settimana annunceremo. La nuova giunta. La scelta per, per gli assessori sarà guardando sia le preferenze ottenute ma anche l'esperienza di questi cinque anni perché vogliamo dare eh, continuità al lavoro che è stato eh, fatto nel, nello scorso mandato e poi daremo le deleghe anche a tutti i consiglieri eh, comunali, proprio per, per un maggior coinvolgimento e una maggiore. Incisività nell'azione amministrativa. Tra dieci giorni sarà convocato il primo consiglio comunale. Per i nuovi eletti sarà la prima esperienza, ha spiegato Barbieri. Siamo contenti che ci siano diversi giovani sia in maggioranza che all'opposizione. Tanti sono i progetti inseriti all'interno del programma amministrativo. Verrà poi riconfermata la riduzione dell'indennità di sindaco e assessori per realizzare progetti per la città. Ci sono tanti progetti che porteremo avanti, alcuni sono stati avviati e li completiamo. Preteremo. Eh, appunto, nei prossimi mesi, altri sono eh, già finanziati e quindi partiranno eh, i lavori a brevi. Penso al percorso ciclopedonale che collega eh, Cento Croci con eh, San Gervasio, alla sistemazione dell'illuminazione pubblica eh, su viale Carducci, la manutenzione eh, delle, delle strade che era già prevista e già eh, in programma nel, negli scorsi mesi. E poi ci sono tutti i punti del nostro programma amministrativo che porteremo avanti assieme a tutta la squadra eh, di fare città, riconfermeremo la riduzione dell'indennità di sindaco e assessori a favore di progetti per eh, la città. Eh, con tutta la squadra di fare città abbiamo deciso di eh, mettere nei prossimi anni queste risorse per le famiglie e i bambini, in particolar modo per la sistemazione dei parchi pubblici, quindi nuove attrezzature, nuovi eh, giochi. Da, da troppo tempo questi eh, giardini sono rimasti abbandonati, negli ultimi anni abbiamo fatto diversi interventi ma ne servono tanti altri per migliorarli ancora a favore appunto, delle famiglie e dei bambini del territorio.